Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi parliamo di un argomento spinosissimo che ci ha toccato un po' tutti. E perché non farlo mentre vi mostro la tortura a cui mi sto sottoponendo nell'ultimo periodo? Quindi oggi niente timelapse, niente disegni che si fanno e si godono in una manciata di minuti, ma vi mostrerò invece una realtà molto poco instagrammabile mentre parliamo del famigerato blocco dell'artista. Ammettiamolo, se qualcuno dovesse chiederci cosa intendiamo noi con blocco dell'artista, molto probabilmente daremo tutti una definizione diversa dall'altra. Per qualcuno, per esempio, potrebbe essere quel blocco che ci viene momentaneamente davanti a un foglio e che dura pochi minuti o mezza giornata. Per qualcun altro potrebbe essere quel blocco emotivo che si protrae nel tempo e che si presenta magari come la sensazione di avere qualcosa da dire, ma di non riuscire ad esprimersi o di non riuscire a farlo nel modo in cui volevamo farlo. Oppure quel blocco esistenziale che una mattina ci fa svegliare con il magone e iniziamo a dire cose del tipo: "Ah, ma io ho buttato tutta la mia vita al vento perché volevo inseguire questo sogno che in realtà non mi appartiene, perché non sono abbastanza talentuoso, non sono abbastanza bravo, ma che cosa mi ero messo in testa? Avrei dovuto ascoltare mio padre e diventare commercialista." E alzi la mano chi non l'ha pensato almeno una volta. Vi giuro solennemente che tratterò questo argomento con il massimo rispetto. Qualunque cosa dirò, ovviamente, sarà il frutto della mia esperienza diretta con il blocco dell'artista. Quindi direi di partire un attimo con il cercare di capire da dove nasce, che cosa scatena questo famigerato blocco. Per quel che è la mia esperienza, diretta e indiretta, ci sono principalmente, credo, due motivi, due grandi motivi per cui può scatenarsi questo blocco. Il primo, specialmente se diciamo stiamo parlando di un blocco che dura relativamente poco, è dovuto forse più che altro alla paura di non essere all'altezza del disegno che vorremmo realizzare oppure delle nostre aspettative sulle nostre capacità artistiche. Questa principalmente è conosciuta come sindrome del foglio bianco e magari dedicheremo un altro video a questo aspetto qui. Oggi mi soffermerei invece sul blocco dell'artista che più conosco, e cioè il blocco emotivo, quello che può durare veramente tanto tanto tempo e che a me è durato tanto tanto tempo, ma ne parleremo dopo. Adesso voglio parlarvi dell'analisi che io ho fatto circa il mio blocco dell'artista a posteriori e voglio proprio utilizzare i disegni che vi ho mostrato negli ultimi video e questo qui come metafora del blocco e del percorso di un artista. Accade talvolta nella vita di una persona e di conseguenza nella vita di un artista che a volte capitino delle cose, sia a livello psicologico che a livello fisico, che a un certo punto ci costringono a fermarci. A volte ci sentiamo talmente tanto appesantiti da tutto ciò che avviene intorno a noi, che è come se una cappa ci coprisse completamente la testa e ci impedisse di sentire. E un artista ha bisogno di sentire. L'arte ha bisogno del suo creatore e il suo creatore ha bisogno di essere sempre presente a se stesso per poter creare, per poter percepire ciò che il mondo gli suggerisce e poterlo poi rappresentare nelle sue opere, per poter trasudare qualcosa di importante nelle sue opere. Perché diciamocelo, non per tutti l'arte è mera rivoluzione. Quindi quando emotivamente siamo vuoti, ci sentiamo vuoti, la nostra mente fugge perché ha bisogno di fuggire da una situazione troppo pesante, uno stress troppo forte, spariamo anche artisticamente. Ed è proprio in questa fase che a un certo punto avviene il blocco. E visto che quello artistico è il linguaggio che parliamo meglio, così come per fare un buon lavoro, un buon disegno, dobbiamo prima prendere un foglio, suddividere gli spazi, fare degli schizzi, delineare le ombre, applicare lo scotch carta, quindi tagliarlo, prepararlo su misura, segnare tutti i contorni delle nostre vignette per poi poter tranquillamente andare su con i colori, senza rischiare di sbavare e sporcare le parti che devono rimanere bianche, rallentandoci prima, aggiungendo le ombre, aggiungendo le luci e soltanto dopo velatura su velatura e chissà quante velature dovremo fare prima di ottenere ciò che vogliamo, poter realizzare l'immagine
che sognavamo di realizzare dall'inizio. Così l'approccio che dobbiamo avere al blocco dell'artista deve essere non quello di sì, ho un blocco, che noia, devo assolutamente ricominciare a disegnare, ma è fermarsi e capire perché questo blocco è avvenuto. Perché così come nel disegno non ci sono delle fasi che possono essere trascurate ed altre sì, per riuscire a guarire realmente dal blocco dell'artista dobbiamo assolutamente guardarci dentro. Per intenderci, decisamente questo non è un disegno da realizzare in un paio d'ore, con un soggetto che ci piace fare, quindi appunto magari un viso, che si può sintetizzare in 4 minuti e rendere subito fruibile. Questo è più complicato di così, e proprio perché è più complicato, proprio perché dobbiamo dedicargli più tempo, sappiamo anche che il risultato finale sarà molto diverso, perché fingere che un passaggio non sia importante non renderà il disegno più veloce, renderà il risultato finale semplicemente una versione mediocre di quello che poteva effettivamente essere se avessimo dedicato il giusto tempo a ogni passaggio e a ogni fase di cui necessitava per avere la luce giusta e l'ombra giusta. Lavorare sul proprio blocco è come lavorare sulla sottopittura, una sottopittura dell'anima, quindi cercare le parti che sono più intense, quelle più scure, quindi gli abissi, delinearne i profili di tutto ciò che sta in quegli abissi, cercarne le colline, cercarne le pianure, i mezzi toni, in modo che alla fine, quando finalmente sarà il momento di aggiungere le luci, aggiungere i colori, questi sapranno dare un senso a tutta quella profondità e a tutto il lavoro che ci è voluto per tirarla fuori. Perché come ogni altro momento di crisi che il nostro corpo mette in circolo spontaneamente, il blocco dell'artista non è una catastrofe, è un'opportunità. Lo so che non è facile guardare a un momento di crisi come un'opportunità, eppure è quello che è. Come ti dicevo tempo fa, anche io ho avuto un blocco dell'artista e questa cosa mi faceva stare talmente tanto male che un giorno mi ritrovai a parlare con una persona evidentemente molto più saggia di me, che mi fece cambiare completamente la prospettiva su questa cosa e mi disse che anche i migliori giocatori ogni tanto devono stare in panchina. E questa cosa ha cambiato completamente la mia visione sul blocco. Quindi quello che voglio dirti è: il blocco dell'artista è come un giocatore stanco che a un certo punto va in panchina, e anche quello fa parte della partita. È un momento necessario come qualunque altro all'interno della partita, perché dalla panchina non solo tu hai la possibilità di riposarti, hai anche la possibilità di studiare la partita e riuscire a capire a mente lucida quali sono le mosse giuste da fare per poterla vincere. E quindi come possiamo sfruttare questo tempo che abbiamo in panchina? Punto primo, riposandoci. Se il tuo cervello non ce la fa, se la tua mente non ce la fa, non forzarla a lavorare. Non è fondamentale che tu oggi faccia quella cosa, è fondamentale che ti torni la voglia di farla. Puoi sfruttare il tempo, ad esempio, studiando il gioco degli altri, che non è un limite come molti pensano, non è un copiare, non è un aver bisogno di. Anche il primo artista della storia per dipingere le sue pitture rupestri si è guardato intorno. Anche il più grande artista che ti viene in mente prima di diventare il più grande artista e mentre lo era si guardava intorno, non per copiare gli altri, ma per capire, studiando il gioco degli altri, quali sono le mosse che possono tornare utili a noi per il nostro gioco, che sono veramente diverse dalle loro. E soprattutto ricollegati a te stesso. Approfitta di questo momento di pausa per tornare a sentirti. Come lessi una volta in un libro di David Lynch, mai allontanarsi dalla prima bozza che hai avuto di un'idea, perché è là che sta tutta la potenza dell'idea che hai avuto, non in tutte le rielaborazioni che hai fatto successivamente. Torna sempre all'idea di partenza. Quindi ti dico, torna sempre alle cose che tu sai che universalmente ti ispireranno sempre. Ti faccio un esempio. Io so per certo che mi ispirerà sempre Il Giardino Segreto, sia proprio come storia, quindi come libro, che il film del 94, se non sbaglio, quelle atmosfere, il giardino così abbandonato, con tutte le statue piene di edera, il laghetto, i rovi, il fatto che ci sia una porta segreta che conosce soltanto un pettirosso e noi, quelle atmosfere con la nebbia, no? Quei casali antichi, meravigliosi, quelle atmosfere cupe, io lo so che mi attireranno sempre, come so che mi ispirerà sempre, ad esempio, un fuoco acceso di notte in una cascina in montagna, con fuori dalla finestra un paesaggio praticamente blu, o un lago ghiacciato con un paesaggio praticamente blu intorno, o immaginarmi un bosco subito dopo il tramonto quando cala la sera, vicino a un ruscello, con quell'atmosfera fredda e verde, o il Natale. Ognuno di noi ha quelle cose che sa che universalmente gli ispireranno sempre e che riescono a creare
quella sorta di stato d'animo ispirante che ci mette in contatto da sempre e lo farà per sempre, molto probabilmente, con il nostro lato artistico. Ricercate quella sensazione, mettetevela davanti se ne avete bisogno, cercate immagini e stampatele, andate a prendere vecchie foto, andate a prendere vecchi ricordi che vi risvegliano dal punto di vista emotivo e lasciatevi attraversare da essi, portateveli dentro, abbiate cura del vostro lato emotivo, perché l'arte e l'emotività sono talmente collegati che prima o poi state certi che curando il vostro lato emotivo l'arte tornerà da voi. Dovesse metterci anche 6 anni, come è successo a me. E adesso scusatemi, ma devo proprio dedicarmi a questo disegno. Non so quando lo finirò. So soltanto che ho intenzione di dargli tutto il tempo per diventare la migliore versione di se stesso. E se siete curiosi di sapere che volto avrà quando sarà finito, cercatemi su Instagram. Sono certa che gli dedicherò un post. Io spero che la mia esperienza col blocco dell'artista vi sia stata utile. Che le mie parole possano esservi state di conforto e anche di motivazione. Spero di leggervi nei commenti qua sotto per conoscervi un po', conoscerci un po'. E ci vediamo presto, ragazzi, nel prossimo video. Un bacio a tutti. Se non sei ancora stanco, ti lascio qui un video in cui ti svelo qual è il più grande nemico dei tuoi quadri e ti ricordo che puoi sostenere il canale offrendomi un caffè virtuale su Ko-fi. Trovi il link in descrizione.